I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, esatto. Non mi stressare. Non fare niente. Allora, male. Al messaggio che è arrivato questa mattina dell'ascoltatore Fabio, però pensavo ci parlassi molto di più della tua esperienza in Amazzonia. Risponde Viola. Non mi stressare, non dire niente, non farmi male. A cui ho appena raccontato un aneddoto e le dice: no, lascia stare. Ragazzi, non posso dire niente. È che non siamo pronti. Il mondo non è pronto. È stata un'esperienza trasformativa come tutti i rapporti di coppia, tra l'altro, come tutti i rapporti di coppia trasformativi. Allora, ragazzi, come state? Mercoledì 14 settembre. Bene. Divento zia number five. Allora, posso dirlo? Il fratello di Viola, sì. Si chiama Damiano, sì. Che abita dove abito io, tra l'altro. Non abito più. No, è andato via? No. Davvero? Eh sì, sta in un'altra zona, ha fatto i soldi, è andato nella zona, io sto nelle zone popolari. Ma stai zitto. Stare in mezzo alla gente, sì. Io devo sentire quell'odore di broccoletto. La pancia del paese. A ottobre-novembre io voglio entrare nelle scale del palazzo, sì. Voglio sentire l'odore del broccolo, voglio sentire la televisione col telegiornale, le mamme, i bambini, io voglio stare dentro lì, perché lì il sugo. Mia... E poi la gente si immagina il che sugo, tu stia... Il sugo, l'odore, capito? Okay. E niente, è in sala parto. Sì, con Damiano stesso sta partorendo. Esatto, no, è in sala parto con la fidanzata, sì, perché sì, sta sì. Per nascere Guido. E quindi diventi zia, ma numero 5. Numero 5, perché tu sei la mia 4. No, considero anche ovviamente okay. I nipoti dall'altro lato della coppia. Ok. Dai fratelli del mio fidanzato. Bene. Quindi questa e poi dopo quest'anno Viola, a giugno Viola. Cioè, sì, a giugno. Ragazzi, ma a portare qua al volo del mattino da far sentire il bambino che parla, che so che va molto sì, adesso far sentire i bambini che parlano. Il vagito? Vuoi sentire il vagito? Ah, vai. Allora, ragazzi, vai. Abbiamo talmente tante cose da dirvi questa mattina. Davvero. Che io metterei la sigla subito. Cosa dici? Vai. Allora, numeri estratti dal notaio. Ma come si fa? Bene. Felicità. Che è successo? Eccola qua. Che è successo? Un'emozione che non sai descrivere. Dudicio. Sabini a te. È scarica, Senti. È scarica. Oggi che c'ha? No, è un po' scarica oggi. Felicità. Felicità. Eccola qua. Gaetano. Un'emozione che non sai descrivere. Come va? Sabini a te. Ma su che mondo vive questa qui? Metta qui. Allora, avevamo detto ieri che oggi avremmo parlato dei sogni lucidi. I sogni lucidi, cioè sono questi sogni in cui il sognatore, cioè noi quando sogniamo sappiamo. Sì. Ma a volte, a me è successo un paio di volte casualmente, uh-huh. In tutta la mia vita, nei miei 50 anni mi è successo un paio di volte, in cui il sognatore si accorge che sta sognando, cioè tu hai coscienza che sei in un sogno. Non ti è mai capitato di dire ma sto sognando? Sì, però non ho mai avuto la piena consapevolezza di poter anche agire sul sogno, sì. No? Io per esempio quando ho scritto un libro che è andato primo in classifica, sto sognando. Parlo a malapena italiano, ma come è possibile? Sto sognando. Allora, un ascoltatore intanto subito è già sul pezzo che dice: ragazzi, visto che oggi parlerete di sogni vigili, volevo dirvi che su Netflix c'è una serie TV che Come cambiare la tua mente, tratto dall'anonimo libro di Michael Pollan. Uh-huh. Michael Pollan è famoso, capito, per le esperienze dell'LSD e tutte queste cose. Dice
difatti è una serie TV dove lui prova tutti questi, diciamo, come si possono chiamare? Ma sostanze psichedeliche, diciamo. L'LSD, la psilocibina, l'MDMA e la mescalina. Mm-hmm. Quante di queste avete provato voi? Quante di queste avete provato? Io credo tutte. Tu, Maurizio? Tutte insieme. Tutte insieme, un cocktail bomba. Esatto. Comunque niente, si chiama Come cambiare la tua mente. Sì, credo sia una serie documentaria. Su Netflix, esatto. E bene, quindi insomma ne parleremo, vi raccontiamo magari anche un esercizio da fare durante il giorno per allenare questa cosa e poi magari qualcuno di voi... Per provare a allenare la capacità a fare i sogni lucidi. Perché tu per poter fare questo sogno ed essere cosciente del sogno devi fare ovviamente degli esercizi durante il giorno quando sei cosciente. Ok, quindi puoi indurti questo tipo di esperienza. La fai per qualche giorno e poi teoricamente, magicamente nel sogno avviene questo momento. Scientificamente. E tu a quel punto nel sogno, per esempio, non so, hai dici che per esempio non mi piacerebbe provare a guidare una Ferrari, ma non c'ho i soldi per comprarla. Boom, gli dici Ferrari, boom, e ti arriva nel sogno la Ferrari, sali e te la guidi e a quanto pare la sensazione, dici che bella, occhio a quello che desideri, che bello. Non so, non mi sono mai buttato col parapendio. Capito? Vai lì, vai da Vic. Lascia fare. E ti butti col paracadute. Cioè, tu decidi praticamente come Matrix, cioè tu chiedi gli attrezzi, diciamo, le cose, le avventure, e tu guidi il tuo desiderio. Ma tra l'altro si vivono delle cose che poi tu puoi riportare nella vita, perché puoi fare anche le domande. Questo è quello che sostengono che Tesla, Einstein, registi così, proprio chiedevano a questo inconscio, non riesco a venire fuori da sto problema, boom, e questo sogno ti fa comparire le risposte. Vedi, scientificamente. Esatto. Perfetto. Succede anche con il peyote, con la ayahuasca, con queste sostanze che tu chiedi, ma perché io non riesco a chiarirmi questo rapporto con mio padre? E nel processo ti danno le risposte. Io stanotte ho sognato Luciana Littizzetto, Ecco, vedrai. Ma le facevi fare quello che volevi? Ha guidato la Ferrari. No. Ciao Luciana, la salutiamo che ci ascolta insieme a Beyoncé, come abbiamo detto ieri. Già, che non sarà mai felice, veramente. Non può essere felice. Non è che non la Littizzetto, No. Beyoncé. Comunque non ho detto che non sarà mai felice. Ho detto non ha gli strumenti per essere felice. Ma non vuol mica dire che non stia bene. Magari è contenta. Ma non è felice. Non è felice. No, non può. Oggettivamente. Guarda. Non può. Allora, ragazzi, abbiamo detto che questa settimana, per benedire il programma dall'alto, ma ogni canzone deve avere la parola amore, parlare di love. Sì. E quindi anche questa mattina abbiamo una canzone che parla di love. Ah, sì. I love you, baby. Non posso togliere i miei occhi da te. Panino al prosciutto. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. È nato! Viola e zia, il guidone. Un altro guido sul pianeta. Bene. Dopo Guido Bagatta. Guido Bagatta. Ce ne sono di Guido. Allora, mia figlia Lara, di 12 anni, ha spesso coscienza dei suoi sogni, si rende conto di essere nel sogno, lo manipola per fare quello che vuole, ad esempio volare. Comodone. Bello che sei lì che vuoi. Avete mai sognato di volare? Sì, io sì. Sì, ma senza poter controllare niente. E comunque a un certo punto cadi. Ma tu riuscivi a andare avanti? Cioè, nuotando. Io ho dei sogni che fastidiosi sono quelli che non riesco a correre e qualcuno tipo ti insegue. Quella roba che non sono mai capitato. Oppure che non riesco a tenere gli occhi aperti. Certo, c'hai uno spiraglino. Però uno spiraglino c'è. Che fai così. Che fastidio. Vero. Allora, sentite qua, il sogno consapevole più bello, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, dice: è stato. Ho dato una carezza a mia nonna che non c'era più. E ti giuro. Morissi in questo istante. Mangi un cane. Ti giuro che ho sentito la pelle della sua guancia. Io nel sogno le dicevo:
Le dicevo, è impossibile che ti tocco, tu non ci sei più, e lei con un bellissimo sorriso si è abbandonata nella mia carezza e poi mi sono svegliata. Chiara da Prato, sta roba tua, Zara tua, accarezzata la nonna. Dicevo, no, ma nonna, Può essere un po' inquietante, forse con il senno del poi, lì per lì, soprattutto se poi, soprattutto se la nonna di un altro, che tu sei, dici, ma chi sei? Sono la nonna di Antonio, ma Antonio chi, non lo so, accarezzami. sentiamo. C'è un po' di messaggio. Vabbè, ma quando le faccio queste cose durante il giorno, che già devo stare a mangiarmi i funghi, devo fare i 5, 7, quanti erano? 5 tibetani, devo meditare, devo dire grazie, cioè dove ne trovo il tempo di mettermi pure a preparare i sogni? Stiamo dando troppe cose. Va bene, poi adesso, non è che ci sia questa grande preparazione. Ieri, mentre passeggiavo in zona vicino a casa tua, tra l'altro, Viola, mi è venuta in mente questa cosa. Quando noi diciamo 5 regole per svegliarsi meglio, che adesso faremo nei prossimi giorni, 5, dobbiamo prendere solo un gruppetto di persone che, diciamo, sperimenta per noi, sennò alla fine dell'anno non si capisce se sono vere o non sono vere. Cioè, gruppo di controllo. 5 si tibetani. Qualunque 5, 5 persone che fanno i 5 tibetani. 5 tibetani. 5 persone tibetane, 7 regole, 7 persone, no, 7 però, nani. Dobbiamo prendere 5 persone, okay, perché una poi una non funziona, almeno 2-3, insomma, così, sì, che fanno quella cosa lì. Ok, adesso il sogno lucido, c'è qualcuno di voi che ha voglia di star lì a sperimentare, fare questi esercizi? Ah sì, certo, dopo che abbiamo, vi regaliamo una maglietta di Radio DJ alla fine. Oh, iscrivetevi alla DJ Ten. Ecco, una maglietta della questa DJ a Milano, Ten. Possiamo dire che regaliamo la DJ Ten? No, 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 no. Non si regala niente. Regaliamo un'iscrizione? No, no. Tocca pagarla noi. Qua. No, tutti alla DJ Ten, okay, a Milano. Sentite come si fa. Sì. Quali sono gli esercizi da fare per arrivare a controllare i vostri sogni? È uno strumento utilizzato dai migliori scienziati nel mondo. Nikola Tesla, Albert Einstein, Thomas Edison e Richard Feynman lo hanno utilizzato per risolvere problemi più complessi e visualizzare nuove teorie scientifiche. Salvatore Dalì utilizzava la tecnica dell'incubazione dei sogni per preprogrammarli. È questo il segreto di molte opere che effettivamente sono nate dai suoi sogni. Il sogno lucido è un sogno in cui il sognatore è consapevole di stare sognando. Come si pratica la tecnica dei sogni lucidi? Come primo passo, devi pensare ai sogni lucidi per l'intera giornata. Scrivi, leggi e parla con i tuoi amici di cosa hai intenzione di fare nel tuo sogno lucido. In seguito, devi esercitarti a fare i controlli sulla realtà in cui verifichi se sei sveglio o stai sognando. Ok. Dovrai eseguire questi controlli una decina di volte al giorno. Okay. Il test più efficace per verificare se non stai sognando è questo. Allunga la mano e prova a infilarti un dito nel palmo. Aspettati davvero che passi attraverso. E no, quando non passa, afferma a te stesso: devo essere sveglio. Ok. Mi sa di sì. Come se fossi convinto che sarebbe passato attraverso. E chiedi a te stesso se sei in un sogno. No, e non passa. Nei sogni le dita passeranno sempre attraverso la tua mano. Ok. Ma nella vita reale non accadrà mai. No. Bah! Fai questo test molte volte durante il giorno. E alla fine accadrà nel tuo sogno. Quando accadrà nel tuo sogno, okay, il dito passerà attraverso il tuo palmo e ti dirai: sto sognando. Sto sognando. E ora realizzi di essere lucido. Ci sono molti test che puoi fare, ma abbiamo scoperto che questo test è il più efficace. Il che ci vuole? Ovviamente Gesù e Padre Pio non devono fare l'esercizio perché lì passa anche di giorno. Sì. Esatto. Manca la nonna. Quindi ragazzi, dovete far passare, cercare di far passare il dito nel palmo. Siccome non passa, siamo nel palmo. Sì. Palmo. Quando questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice: quando avete detto infilatevi un dito, mi sono un po' agitata, figurati. No, io ho guardato Maurizio, perché Maurizio è solo uno che è attratto da queste. Ma perché, cosa dice? Cerca di infilare un dito nel palmo. Io ho detto: guarda. Ma non dice palmo, io ho sentito un'altra cosa. Vabbè. Io ho sentito un'altra cosa. Scusa, L'hai fatto. L'hai fatto veramente. No, faccelo risentire originale. Sentiamo l'originale. Originale, a me sembra di aver sentito un'altra cosa. Vai. Allunga la mano
e prova a infilarti un dito nel culo. Cioè, aspettati davvero che passi attraverso. Aspettati davvero. E quando non passa, quando afferma passa a te stesso: devo essere sveglio. Lo sapevo. Aveva ragione. Lo sapevo. Questa è come i cumuli quando facciamo documenti. Il nostro culo era diventato un'oasi di vita. Poi metta il chiuso. Sei attratto dall'orifizio. Dico, mi sei ho un messaggio. Sentiamo, sentiamo. Bimbi, non ci crederete, ma ho appena visto un ragazzo che si metteva il dito nel palmo. Siete voi? Siamo noi che condizioniamo. Bene, 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 bene. Avevo allora vari altri messaggi, però non so. Una decina di volte, l'ho già fatto tre volte. Forza di spiegarlo, l'ho già fatto tre volte. Ma ora da qui alla fine però della dovete puntata si riprova. Faccio una sinossi, faccio una roba breve per capire. Vai. Dovete pensare a che sogno vi piacerebbe sognare, no? Cioè cosa vi piacerebbe fare in quel sogno, nella vostra testa, tipo appunto, vuoi andare ai Caraibi, voglio fare quello, voglio e pensarlo durante il giorno, scriverlo, raccontarlo ai vostri amici, cioè renderlo vivo durante il vostro quotidiano. E per una decina di volte fare questo esperimento. C'è palmo anche quello, lo dice un ascoltatore, ma ne avevamo già parlato, c'è anche quello della luce in realtà, no? Accendere e spegnere la luce è un altro esercizio, perché nella realtà si accende e si spegne, nel sogno non funziona. Interruttore. Non funziona gli elettricisti del sogno non sono così bravi. Però diciamo questo qui è quello più efficace. Voi durante il giorno, mentre pensate a questo sogno, questa, attenzione, ripeto che la cosa più importante, le domande a cui non trovate risposta, dici io voglio entrare in un sogno, voglio trovarmi in quella situazione e trovare la soluzione. Durante il giorno cercate di far passare sto dito nel palmo. Senza farvi male. Senza spingere importante troppo. Potete seguire esattamente quello che dico. Esatto, che non che è dice, quello che dice Maurizio. Allunga la mano. E prova a infilarti un dito nel culo. Ma non so di 105. Ok, abbiamo altri messaggi. Un miliardo, però non so se non c'era tempo. No. Non c'è tempo. Ah no. Aspettati davvero che passi attraverso. Ma fin dove deve arrivare? Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Oh oh oh. Perché ricordatevi ragazzi che i sogni sono desideri. Siamo cresciuti con questa bella canzoncina che è una meraviglia, senti. Mi ricordo, mio padre, quando aveva la mia età, abito 50 anni, ogni tanto si metteva la videocassetta dei cartoni animati di Walt Disney. Era proprio, diceva, ma che bello, sì. Ti rimette a posto. È il cuor fanciullo, in casa nostra abbiamo avuto questa fortuna, non c'è una lira, ma c'avevamo il cuor fanciullo. Allora, volevo dire una cosa, sì, per colpa di Maurizio, che ha voluto mettere la frase, il dito invece che il dito nel palmo, gli ascoltatori, ho provato il dito nel visibilio. Allora, adesso io sono costretto a tirar sul livello. Per tirar sul livello, vi devo parlare della morte di Godard di ieri, quindi della Nouvelle Vague, a voi non ve ne frega niente. Ringraziate Maurizio. Per colpa di Maurizio e per colpa di qualcuno di voi, come si dicevano quando ero piccolo, c'era questa scritta sulla Sara Cinesca: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Adesso io vi devo parlare della Nouvelle Vague. Che ci frega della Nouvelle Vague? No, ci interessa perché è una bella cosa. Bisogna alzare, alza, va. Perché volevo dire solo velocemente una cosa, perché poi vi metto anche Françoise Hardy. Che oggi, grazie a Maurizio. Che per colpa di Maurizio, e anche devo dire, non so com'è il resto d'Italia, ma questa mattina a Milano, io sono uscito sempre col calzoncino da palestra perché devo andare in palestra dopo. E chiama già l'autunno oggi, quindi ragazzi dovete entrare in questa atmosfera. Foglie gialle, marroni, a me piace un sacco l'autunno. Vendemmia alle forze. Vendemmia i cachi, le castagne, i funghi, il vino, le zuppe. Le zuppe? Le zucche, ma anche le zuppe quando vai lì in Toscana, che fanno tutte queste zuppe. Oh, cavolo nero. Tanto l'ho aspettato. Cachi a non finire. All'autunno cachi a non finire. Si è detto d'alzare. No, stiamo alzando.
funghi, castagna, finalmente il maglione, la giacca, le blans che comunque non hai mai dismesso, che non ho mai tolto. Esatto, dobbiamo entrare in questa cosa qua. Adesso vi metto un François Hardy, quindi vi sposto, lo dico per gli amanti di, come Maurizio, della Francia, di Parigi, queste belle passeggiate lì a Rue de la Verrerie, Rue des Archives, sul che lungo Senna si chiama il che. Mi stai sul Hai che? Fatto venire in mente una cosa. Ah, oh, vedi. La, andiamo lì alle Pain Quotidienne a mangiare pain au chocolat, il croissant, il bis de qui, la cioccolata. La baguette. Francia. Donne con dovete immaginarvi film in bianco e nero, sì. Donne con le magliette a righe, l'uomo sempre con le gouloage senza filtro. Sì, figa, sì, che infatti sì. Non ci sono più quegli attori perché dopo tre film con quelle sigarette. Masco. No, volevo dire che la Nouvelle Vague sono questi ragazzi che, siccome la Francia viveva in quel periodo lì, insomma alla fine degli anni 50, un periodo un po' di difficile dopo la guerra fredda, e anche lui avevano anche la loro guerra in Algeria, insomma sbattimenti. La guerra fredda, seconda guerra mondiale, che guerra comunque iniziava con la cosa lì. Certo. Loro cosa fanno? Il cinema continua a raccontare cose non vere, ma che, come dire, vogliono attraverso il cinema raccontare un mondo che non esiste, dove si mandano dei valori, delle cose. Invece questi ragazzi rompono questa regola con delle cineprese da poveracci, si mettono a fare dei film dove parlano di questa nuova generazione di ragazzi che si amano, che fanno l'amore, che fumano, che hanno i loro sogni, insomma così. E la Nouvelle Vague con dei budget bassissimi, camera a mano, robe così, attori incredibili, belle facce, così, tante scene girate in camera da letto di ragazzi con queste lenzuola, che si vedono i tetti di Parigi dalla finestra, e loro fumano e fanno l'amore, vieni qua. Questo dialetto di Parigi, vien qua che je t'aime, eh? E robe così. Lui, tra l'altro, Godard, è, come dire, il suo primo film sceneggiatura di Truffaut. Dopo hanno litigato perché aveva un caratteraccio un po' come Miles Davis. Sono francese. Però insomma raccontano questo mondo meraviglioso. Quindi adesso immaginatevi in bianco e nero questa Parigi meravigliosa. Possiamo mettere anche una scena di un film. Hai voglia? Sì. E poi vi metto François Hardy, la mia canzone preferita. Pensate ai cachi, ai funghi. Ai cachi a non finire. Pensate a Parigi. Pensate al mare. Al mare. Al canal Saint-Martin. Alla tua amica. Amélie. No, sentite che meraviglia. Cosa pensi? Beh, io. Su? Qual è per te il centro del mondo? Il centro del mondo? Sì. Per due che si conoscono appena è buffo cominciare col farsi domande del genere, no? No, secondo me è una domanda normale. Tu trovi? Avanti, rispondi alla mia domanda. Il centro del mondo è l'amore. Per me invece il centro del mondo sono io. A me sembra una cosa molto logica. In un certo senso infatti è così. Tu pensi che si possa vivere da soli? Sempre da soli? No, non mi pare che sia possibile. È assurdo vivere da soli. Proprio per quello che dicevo prima, che si ha bisogno di tenerezza, se no c'è da spararsi. Il volo del mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allunga la mano. No, dai, François Hardy, adesso non potrei dirlo il titolo perché è de rondale, non è acqua, l'acqua. Io il francese de rondale, i cerchi nell'acqua, la famosissima canzone I cerchi nell'acqua. Allora, abbiamo cercato di tirar su perché sennò qua era tutto dito là, non voglio fare un programma così. Abbiamo tirato su Godard, la Nouvelle Vague, il bianco e nero, Parigi, Rue des Archives, il primo messaggio che arriva. Io da stamattina sono già nel clima autunnale, infatti da stamattina che cachi a tutta forza. Fabio Busdercul, cachi a tutta forza. Abbiamo detto nel mio racconto di Parigi, un po' buttato lì così, ho detto una via di Parigi, Rue des Archives, perché io insomma è la mia zona, quella del Marais, la zona devi stare calmo. È la zona gay di Parigi, tra l'altro, è la zona quando vado a Parigi, a me piace quella zona lì, di chi è? Abbiamo l'ascoltatrice che vive a Rue des Archives. Certo, abbiamo ascoltatore con sei dita. Quante dita hai, Veronica, dei piedi? Cinque per due piedi, tre di qua e due di là. Ascoltami, Veronica.
Parla, allora, ci puoi dire il titolo giusto? Des rondes dans le, des rondes de le. Des rondes d'allo? Des rondes d'allo! Oui. Puoi dirmi anche bus del cul? No. Perché sta, che tu, scusami, no. Da quanti anni vivi a Rue des Archives? 4 ans. 4 ans? 4 anni? Ma posso chiederti a che altezza sei? Dove c'è le Pen Quotidienne o più giù? 35 Rue des Archives è un po'. Voglio andare a Parigi. Prima di Rue de Rambuteau. Ah, ok, non sei qua dove c'è il BHV, dove c'è Rue de la Verrocchio. Un po' dopo. Subito dopo. Il BHV. Dopo lo studio di Renzo Piano. Cioè lo studio di Renzo Piano. Esatto, dove c'è anche la vetrinetta dove si vedono i lavori. Allora, sai? Ve la state menando, ma dico agli ascoltatori, me la meno. Io entravo lì perché ero, diciamo, avevo una storia con una ragazza che lavorava lì. Per Renzo Piano. Che lavorava per Renzo Piano, sì, wow. Sì. Possiamo risalire. Allora, possiamo risalire a lei. No, e quindi entravo nello studio, salutavo Renzo. Sì, ciao. Ci ho fatto anche delle interviste, dicevo, ciao Renzo, mi diceva, ciao Paolo, e Paolo Volo, no, ciao, andavo lì così, e poi fuori loro, fuori dallo studio, c'è come un negozietto in vetro, ovviamente, con la vetrina, dove si vedono, dove fanno i modelli degli architetti, no? È molto bello. Tu abiti un po' dopo, un po' più in là? Sì, un po' più in là. Ok, lì c'è un ristorante italiano anche lì, sull'altro lato. Non lo so, ma tu di dove sei? Sei Italia adesso. Io tu di Napoli. Tu sei di Napoli? Ma come hai fatto a nascondere l'accento napoletano con Don Don de Le? Beh, il napoletano viene praticamente dal francese. Vero. Abbiamo tante cose in comune, tante parole in comune. Sì, tipo? Sì, bouteille. Ah, bouteille. Quindi noi possiamo andare in vitiello a Parigi e fare un figurone. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. E che fai, Veronica, a Parigi? Sono una guida turistica. Allora, sai che una voglia, mi hai fatto venire voglia di adesso con l'autunno. Però Maurizio, ci facciamo un bel weekend a Parigi? Ci fai da guida? Da guida, assolutamente. Oggi è nato anche Guido. Oggi è nato Guido. Guido e guida. Guida. Okay. Veronica, oggi lavori? No, oggi no. Oggi non fai un gazzo? No. Un gazzo? No. E dove vai quando non fai un gazzo? Quando non fai niente? Bacio, le mie cose da fare, pulire casa, anche se ti metto 12 metri quadri. I tuoi 12 metri quadri. Sei fidanzata, Veronica? No, sono single. Sei single, difficile stare con i francesi. Onestamente, adesso senza fare razzismi così, no! Però l'uomo francese, no? Per una napoletana. No, io ho sempre avuto, qua no, dicono, le fantasma. Quando hai una cosa che ti piace tanto dal punto di vista. E ti piace l'uomo francese? Sì. Cioè tu arrivi da. Oi, ho già capito quanto, se ne va con. Ah, femmina, ecco quello va. Oh, j'ai vu te rientrer. Come tu sei vecchio. Ma. No, quello lì. Ah, ma non mi dovevi lasciare un cazzo. E poi va lì con. Ah, ma ci andiamo a mangiare, no? La madonna mi si asciuga subito. La delicatezza. Vabbè, Veronica, abbiamo detto la via di Parigi, se abbiamo l'ascoltatore lì, guarda che incredibile. Grazie, buona giornata. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Buongiorno a vous, adieu. Au revoir. Ti chiamiamo Santa ogni tanto. Dai, però un pochino di francese lo dovresti masticare. Sì, certo. Allora, volevo dire una cosa, doveva mettere il disco, invece siamo andati lunghi. Posso dire, me lo ricordo solo io nella famiglia Adams, che quando lei parlava francese. No. Sì, famiglia Adams è anche nel pesce di nome Wanda. Sì. Non ci siamo. Gomez. Continuate, uscite, prego. Moulin Rouge, vive la France. Continui. Con l'erce dietro. Niente, doveva mettere un disco e abbiamo finito così. E vabbè, abbiamo finito a Rue des Archives. Siamo partiti col dito nel culo, siamo finiti a Rue des Archives. Questo è un programma unico. Con la delicatezza. No, perché se no mi metti la roba mi volgare. Raccomando, 10 volte al giorno. No. Vai. Allunga la mano. Vai. E prova a infilarti un dito nel Bet. Aspettati davvero che passi attraverso. Sogno. E quando non passa, afferma a te stesso. Devo essere sveglio. Per forza. Vabbè ragazzi, domani diciamo l'altra via di un'altra città. Sì. Ma ce l'abbiamo avuto. Così, abbiamo ascoltatori dappertutto. Abbiamo l'ascoltatrice che si è girata, ha visto quello che metteva il dito nel palmo. Siamo ovunque. Comunque sono arrivati gli ascolti, siamo ancora primi. Io non capisco perché, ma andiamo avanti. Tocchiamoci
andiamo avanti. Ma perché? Ma perché? Allunga la mano. La loro vera natura. Questa. Io ogni tanto la chiamo sta Veronica perché mi fa sentire che sono lì. Vedo le donne col trench. A me piacciono le donne col trench. Ma sì, è vero. Le donne col trench. È ancora un trend. Il come abbiamo detto nelle ultime puntate. Sì. Sì. Sotto solo con l'intimo. Certo, certo. E autoreggenti la Gepierre. Gepierre, che c'è francese. Gepierre. E tutta una parure. E il la parure sopra. La parure e il Gepierre. E sopra solo il trench. E certo. Che mangia una... Ma anche un negligé. E che mangia una mela. Ah, un pom. Un pom. Pom. Allunga la mano. Ma può essere sveglio. Prendetelo voi Radio DJ, la trovi anche in podcast.